Sono Davide e come promesso oggi proviamo a fare il filetto alla Wellington. E stamattina mi sono staccato, ho usato un filetto di scotona e l'ho lasciato così che vi faccio vedere anche così come l'ho coletto. Vi faccio vedere gli ingredienti. Io mi sono preparato 8 etti di funghi tagliati a pezzettini, il filetto che poi lo scegliamo, vediamo il pezzettino che ci occorre, un po' di prosciutto crudo, della pasta sfoglia, ma prima di cominciare inizio a mettere i funghi in cottura così intanto si preparano, insomma si cuociono. Allora, ho messo un goccino d'olio in una pentola con uno spicchio d'aglio, andiamo a passarli. Ecco, intanto è venuta pronta anche la pizza, che non era previsto, è vero. Ok, li lasciamo cuocere. E al piedino. Andiamo a vedere la pizza che sennò si brucia. Allora, la pizza... Oh là là! Guardate qua. Scusate, questo non era previsto, ma mi ricordavo che avevo sulla pizza. E innanzitutto vi dico anche come l'ho fatta. Questa qua è una pizza che ho imparato a fare l'impasto in un canale YouTube che mi è piaciuto molto, di Giova Pizza. Vi faccio un saluto e ringrazio tantissimo per i suoi video e mi ha fatto vedere un impasto, quello lì con idratazione all'80%. Ha provato a farla e questo qua è il risultato. È una lavorata metterlo in corda quell'impasto lì con tanta acqua. Però adesso sembra piuttosto bella questa pizza qua. Adesso ci andiamo a mettere sopra la fantomatica mozzarella, quella che non piace a nessuno. E poi dopo procediamo col filetto da Wellington. Wow, che bella pizza, molto alta, eh? Ecco qua. Torniamo a infornare. Mi ero dimenticato di accendere la cappa. Ecco qua. Allora, pizza margherita. Scusate, andiamo avanti con i funghi, intanto si stanno cuocendo. Ok, allora mentre che loro si passano andiamo avanti con il filetto. Allora, questo via. Allora, il filetto viene staccato dalla lombata e è ricoperto da grasso. Adesso lo andiamo a pulire un pochettino, faccio vedere. Cosa viene fuori e quant'è praticamente lo scarto sul filetto. Allora, vediamo, eh. Adesso io lo pulisco tutto, ma ne userò solo un pezzettino, Così facciamo questa prova del filetto alla Wellington. Mi preparo la cena per stasera praticamente. Scusate, ma in questo periodo qua non riesco a fare video, uno perché non trovo nessuno che mi tenga il cellulare e per fare un video un po' più dettagliato, e due perché non ho tempo. Adesso, quando siamo a gennaio, vedremo di accontentare tutti quelli che hanno fatto richieste. Però questa qua mi sembrava doveroso, visto che siamo sotto Natale, e questo
qua sarebbe proprio il momento di farlo. Allora, cosa, la procedura qual è? La procedura è che andiamo a sigillarlo. Sigillarlo cosa vuol dire? Andiamo a cuocerlo sui lati bene, in maniera che i liquidi che ci sono all'interno della carne si fermino lì e non escano durante la cottura in forno, perché se no bagnerebbero la pasta sfoglia. Minutino e la pizza è pronta. Scusate, questo qua proprio ormai avevo cominciato a registrare. Allora, io direi che un pezzettino così di filetto possa andare bene, però volevo che teniamo via anche la bardella, non si fa, non si fa questo. Quando lo andate a comprare non ve la tirano via. Allora, così. Questo è il filetto di scottona. Torno a ripetere, la scottona è una, diciamo, mucca che non ha mai partorito, quindi le sue carni sono molto più tenere. Non sto a spiegare perché sono più tenere non avendo partorito, non ha, la carne non si è sfibrata, diciamo. Ecco, guardate, questo qua è fatto un bel pezzettino, tiriamo via proprio anche tutto il grasso, perché no, durante la cottura si scioglie e fa un macello. Questo è un bel pezzettino. Dopo andremo a sistemare il resto della carne. Intanto guardiamo i funghi che si stanno passando. Dopo questi andranno frullati e vado a tirar fuori la mia pizza prima che si strini tutta. Ecco qua. Ecco qua. Com'è? Andiamo a vedere com'è cotto sotto, visto che l'ultima volta mi è stato detto che sotto era cruda o molla. Andiamo a vedere. Sì? Questa è una pizza alta in teglia. E mi dispiace che non posso assaggiarla perché l'ho già venduta e non faccio la prova assaggio. Adesso la lasciamo raffreddare e poi dopo la preparo per il viaggio. Bene, continuiamo col nostro filetto alla Wellington. Allora, mettiamo un po' di gas perché... Purtroppo questi fornelli qua fanno una fiamma esagerata. Allora, andiamo a sigillare il filetto. Allora, ho messo un boccino d'olio in una pentola e poi dopo andiamo a prendere il nostro pezzettino di filetto, che è piuttosto bello, e andiamo a, diciamo, a cuocerlo su tutti i lati in maniera che durante la cottura con la pasta sfoglia l'acqua non esca più acqua dal filetto. Non so come spiegarlo, direi che così mi sia spiegato bene. Aspettiamo intanto che il nostro olio diventa caldo. Non so se l'ho detto, ma assieme all'olio qua ci avevo messo due spicchi d'aglio, assieme ai funghi. Si è proprio strigato. Devo preparare.
rovinato l'aglio. Vabbè, insomma, può capitare. Ok. Che si scalda l'olio, do una sistemata qua in, sul banco. Ho dimenticato una cosa più importante, non ho né salato né pepato. L'andiamo a massaggiare con un po' di sale e pepe. Proprio una dimenticanza da Formula 1. Ok, e vado a fare la sigillatura. Allora, l'importante sarebbe non forarlo, quindi con forchette o cose appuntite. Quindi usiamo una paletta per girarlo. I nostri funghi ormai ci siamo. Proprio su tutti i lati vuole. Cotto, diciamo, sigillato. Tirato via l'aglio che ormai. Ok, ci vediamo a fine sigillatura, se no vi tengo qua un'ora. Ora, ormai il filetto è sigillato, ho perso la cameraman che è andata a portarmi via la pizza, quindi sono un attimo da solo. Quindi vado avanti perché se no... Oh, i funghi hanno finito di cuocere, li ho passati, li ho messi dentro a un contenitore per poi frullarli. Ma adesso capirete che con una mano faccio fatica. Comunque ci do una frullata con il mix per creare una crema, una... e che andrà spalmata attorno al filetto. E adesso faccio il lavoro e poi dopo riprendiamo. Nel frattempo è ritornata la cameraman e andiamo avanti con la preparazione del Wellington. Allora, il nostro pezzo di filetto è cotto, è rosolato, diciamo. Adesso lo lasciamo riposare un pochettino che proprio si rilasci gli ultimi liquidi, se ce ne sono, vedete un pochino se sono. Intanto mi vado a preparare il letto di prosciutto crudo da arrotolare attorno al filetto. Allora, ho già preparato la sfoglia. Andiamo a preparare il nostro prosciutto crudo. Bel letto di prosciutto crudo. Così. E ho usato del prosciutto. Intanto avevo preriscaldato il forno, perché poi andrà in forno a 180 gradi per circa mezz'ora, 35, 40, adesso vedremo. Minuti di forno, 40.
qua. Bene, allora al centro vado. Mi sono dimenticato che avevo frullato i funghi. Allora al centro andiamo a farci un piccolo letto di funghi. Dove poi ci adageremo sopra il testo. Allora, lo adagiamo proprio sui funghi e poi continuiamo a cospargerlo con la nostra crema di funghi. Io ne ho lasciato qualche d'uno, qualche pezzettino, perché mi piace trovarne anche qualche d'uno intero. Deve essere speciale, eh? Tanto che sto, che lavoro, ne approfitto per fargli gli auguri di buone feste, visto che siamo ormai a Natale. Chi è in ferie, con il meritato riposo. E tutte le donne e i cuochi che stanno preparando la roba per vigilia, pranzo, cenone, che si stanno facendo un bel mazzo, diciamo. Allora, adesso andiamo a chiuderlo col prosciutto. Bene. L'importante sarebbe di non lasciare delle parti scoperte. Ecco qua. Meno male che il forno ha finito di fischiare. Allora, l'abbiamo chiuso per bene, direi. Adesso lo adagiamo sulla pasta sfoglia, cerchiamo di capire se ci sta. È un po' piccolino, diciamo. Proviamo, a quel limite ne metto loro due. Sì, è piccolo. Andiamo a parlare anche quella parte. Io uso la pasta sfoglia, quella della Croman, che è comoda e a me piace. Mi piace perché è già pronta, diciamo. Allora, andiamo a farla a lungo. Allora, grosso modo, dunque ne avevo tagliato 2 etti e mezzo del prosciutto, ne avrò usato 2 etti. Tagliatelo leggermente più alpino del normale. Allora, abbiamo detto, l'ho pesato, il filetto era circa 6 etti di filetto. E in questo caso 2 paste sfoglie della Conad ho usato, 200 grammi di prosciutto crudo e ho cotto 800 grammi di funghi, ma me ne sarà rimasto netto, quindi con 7 etti fatte, quindi 600 di letto,
700 di funghi, 2 paste sfoglie e 200 di prosciutto crudo. Bene, andiamo ad arrotolare. Non ricordo se ho detto la carne prima di lavorarla, sarebbe meglio tenerla un paio d'ore fuori dal frigo a temperatura ambiente, che si rilassa e rilascia i funghi. Se non l'ho detto lo dico adesso, se l'ho detto lo dico 2 volte. Ok. Andiamo ad arrotolare. E poi dopo tagliamo. La sfoglia. Facciamo così. Ok. Mi sono dimenticato di preparare il giallo dell'uovo, quindi un attimo che lo preparo per spalmare la sfoglia. Allora, nel frattempo che ho sbattuto le uova mi sono accorto che comunque una sfoglia era sufficiente e l'ho riarrotolata e l'ho chiusa bene. Quindi con quella che ho aperto ho preparato delle striscioline da fare un decoro sopra, così quando è cotto diventa un po' più carino. Allora, ho preparato l'uovo, andiamo a spennellarlo tutto per bene. Allora, sono molto in difficoltà perché oggi mi mancano un sacco di cose. L'uovo, se ci mettete dentro un goccino di panna fresca è meglio, a me piace di più, però non ce l'ho, in questo caso va bene lo stesso, cioè va bene lo stesso, sì, perché non ce l'ho. Allora, andiamo a cospargerlo tutto col tuo. Proprio organizzazione zero. Allora, vediamo di farci delle striscioline così di traverso. È un tocco in più da dare a alla Wellington. No, possiamo anche solo lasciarci le strisce così, ma io vorrei incrociare tipo crostata. Come avete visto, ho prima spalmato di uovo e di sotto, così la sfoglia si attacca meglio. Queste striscioline che sto facendo si attaccano meglio. Ok, cerchiamo di farle abbastanza precise. Andiamo a spennellare anche loro. E bianchino. Ok, adesso andiamo a incrociare le strisce. Preparate, le ho tagliate con un coltellino. Ma se avete dei, come al solito sono aperto a tutto, cioè ai consigli, voglio dire. Se avete visto qualcosa che non va o meno, me lo commentate, me lo dite, e così facciamo gli aggiustamenti, anche perché sì. Come dico sempre, il canale a me
la mia idea del canale era quella di scambiare idee, ricette, per avere sempre delle cose nuove da provare e da fare, insomma, con la fantasia di tutti quanti voi, provare delle cose nuove, sempre nel limite del possibile. L'ultima poi basta, se no. Dopo, quando è cotto, dà un bel effetto di reticola, di... c'ha un nome ma non mi viene in mente. Oh. Ecco qua, come dicevo, dopo lo andremo a infornare a 180 gradi per 35-40 minuti. Si intende che a chi piace la carne molto cotta, questo qua non va bene, perché il filetto all'interno rimane, diciamo, tipo rosbif. Quindi se non la carne un po' al sangue non piace, non fate il filetto alla guanciale. Ho fatto delle stelline con uno stampino, visto che è Natale, le andiamo a mettere qua. Una di qua e una di là. E una sopra. Basta. Oh, poi voi ci potete fare quello che volete, eh? Anche lo stemma della Juve, se volete. Ecco. Bene, forno è caldo, forse ormai è una mezz'ora. Mi piacerebbe cambiarla. Questa carta. Si arriccia la carta mentre cuoce. Ci vediamo fra 40 minuti. Allora, sono passati 40 minuti, il forno ha suonato, andiamo a vedere come è diventato il nostro arrosto al Wellington. Sembra piuttosto bello. Mi dispiace tagliarlo. Quasi. Andiamo a tagliarlo qua. Io aspetterei purché si raffreddi un pochettino. Cosa dite? Lo tagliamo? Aspettiamo 5 minuti che si stemperi un pochettino, si raffreddi un pochettino, dai. Aspettiamo 5 minuti e dopo lo tagliamo. Allora, è ancora un po' caldo, però adesso voglio andare a casa, quindi lo andiamo a tagliare, poi speriamo che vada bene. Allora, ne tagliamo via una bella fetta per vedere così come è al centro l'arrosto. Vado, Ta-da! C'è da dire una cosa che subito me ne sono accorto, ma non è da fare. Il prosciutto crudo non prendetelo col grasso, oppure pulitelo, perché sennò il grasso si scioglie e poi fa un po' di bagnato. Quindi quando ci avvolgete il prosciutto, prendetelo magro, prendete il prosciutto di fianco, prendete o sgrassatelo bene. Io ho sbagliato, però sì, purtroppo si è sciolto il grasso e quindi mi ha bagnato sotto la pasta. Comunque sembra piuttosto bello.
Adesso questo pezzo qua, sapete cosa faccio? Per sentirlo, facciamo così, visto che facciamo la prova dell'assaggio. Logicamente aspettate che sia bello freddo, eh? Adesso io l'ho fatto per farvelo vedere, però quando è freddo l'assodo con un coltello che taglia bene, fate le fette. Adesso io andrei a sentire tutto l'insieme per vedere com'è venuto. Brutta! Buono anche di sale, molto buono. Allora, questo qua è un buon secondo per il pranzo di Natale. Direi che con questo sia veramente tutto. Vi faccio un gran saluto, vi auguro le più belle feste di Natale in assoluto. Ringrazio tutti gli iscritti, che ormai sono 8.000, non mi capacito della cosa. Grazie mille, grazie dei commenti sempre. E qualcheduno ha voluto fare anche un selfie con me, qualcheduno di voi che lo sa. E vi saluto e di nuovo buone feste.